Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Nastaldi Metal Knight. Garantito. Capito? Nastaldi Metal Knight, un evento da non perdere, garantito. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un organizzatore di un evento importante, perché parliamo di beneficenza, e a questo punto la prima domanda che ci viene spontanea, parliamo del Castaldi Festival, che comprende anche il Castaldi Metal Knight, che poi ha l'undicesima edizione. Allora, prima cosa, quando nasce il Castaldi Festival e soprattutto quando poi subentra anche il Metal Knight? Intanto ciao Pietro, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, il Castaldi Festival nasce più o meno 13 anni fa. In realtà però la festa a Pian dei Castaldi, che è la località dove appunto svolgiamo il Castaldi Festival, c'è dal 1990. Solo che inizialmente era nata come manifestazione di sostegno di una squadra di calcio locale, e che poi abbiamo trasformato nel 2011 in un evento benefico pro Comitato Policino, che è un'associazione appunto bellunese, che è dove si svolge il Castaldi Festival. Successivamente, 2 anni dopo più o meno che abbiamo creato il Castaldi Festival, per come è ora, abbiamo introdotto la Metal Night, che è una serata appunto dedicata totalmente a quella che è la musica un po' più estrema, un po' più metal, e quindi l'abbiamo battezzata appunto Castaldi Metal Night. E a questo punto appunto parliamo di questo Metal Night. Nel tempo questo un pochettino è cresciuto, è 11 anni di seguito, quindi non è una cosa semplice, però se dovessi descrivere rispetto a altre manifestazioni di questo genere, soprattutto perché ha un obiettivo, che è quello appunto della beneficenza, che cosa ha secondo te, rappresentando questo festival, di particolare? Allora, diciamo che la particolarità del festival che proponiamo noi è appunto che si svolge in località Pian dei Castaldi, che è una località montana, cioè immersa nella natura, immersa in un bosco, contornata dalle Dolomiti bellunesi, cioè tutto intorno a noi ci sono montagne, e si svolge in una baita in montagna, dove abbiamo la cucina industriale, appunto nella baita, abbiamo un palco che è lì fisso, che è stato creato appunto per questo tipo di eventi, e che la rende appunto una cosa un po' diversa da quelli che sono i concerti, diciamo, che siamo abituati a vedere in giro, insomma, perché noi siamo una realtà non enorme, noi siamo una realtà piccola, una realtà che vuole distinguersi un po' perché il nostro fine appunto è la beneficenza, e un po' perché noi puntiamo su quelle che sono le band che fanno musica propria, band emergenti, band che magari fanno fatica appunto a trovare il loro spazio in realtà più grandi, o anche magari in locali che giustamente magari danno più spazio alle cover band, perché giustamente magari portano
quel po' di persone in più che aiutano sempre anche le attività produttive che, tra virgolette, vivono di quello. Noi, appunto, quando abbiamo deciso di destinare i proventi della nostra manifestazione al Comitato Pollicino, abbiamo anche deciso di renderla appunto una manifestazione diversa, una manifestazione appunto per le band esordienti, per le band che hanno voglia di suonare, che hanno diciamo anche la grinta di mettersi in gioco, di creare qualcosa di loro, delle canzoni loro, e di voler portare appunto queste canzoni davanti ad un pubblico che è appunto il pubblico che ogni anno ci dà la soddisfazione di venire ad ascoltare appunto tutte le nostre realtà musicali che portiamo al Castaldi Festival e alla Castaldi Metal Night. Noi abbiamo citato già 2 volte il Comitato Pollicino. Quando nasce la collaborazione, effettivamente tu un pochettino l'hai citato quando nasce, ma in realtà quando si sviluppa poi per ottenere poi che alla fine è diventato quasi un partner di gioia con voi. Esatto, allora la collaborazione con il Comitato Pollicino appunto nasce circa 13 anni fa, quando appunto abbiamo deciso di staccarci dallo sport, perché prima appunto c'era il torneo di calcio, era diciamo un po' diversa la manifestazione. 13 anni fa abbiamo deciso di cambiare e di appunto creare appunto una manifestazione prettamente musicale, e di destinare quelli che erano, diciamo, i proventi al Comitato Pollicino, e che è appunto un'associazione che è nata nel 2002, quando hanno deciso, dopo un viaggio in Romania, a Petrosani, precisamente, che è gemellata con il comune di Ponte nelle Alpi, che si trova qui a Belluno. Praticamente avevano fatto un viaggio a Petrosani per conoscere questa città gemellata appunto con il comune, e quando si sono trovati davanti questa situazione, tra virgolette, passami il termine, disastrosa, perché c'erano degli edifici fatiscenti, comunque un disagio sociale molto, molto spinto, e anche i bambini così purtroppo facevano fatica a vivere una vita, tra virgolette, dignitosa, il presidente attuale e il vicepresidente hanno deciso di creare una struttura. E infatti dal 2002 al 2008 hanno raccolto fondi tramite manifestazioni, tramite appunto raccolte fondi, e nel 2008 sono riusciti a costruire Casa Pollicino, che è una casa dove accolgono dei bambini appunto della città di Petrosani, e gli fanno fare durante il giorno attività ricreative, li lavano, gli lavano i vestiti, alcuni dormono anche, gli fanno passare delle ore, diciamo, gli fanno scuola, gli danno tutto l'occorrente appunto per avere una vita felice e dignitosa. E dal 2008 appunto lo scopo del Comitato Pollicino è mantenere questa realtà che è Casa Pollicino e rendere felici questi bambini, che ad oggi sono un'ottantina i bambini che sono dentro su questa Casa Pollicino, e sono tutti o con disabilità o comunque con un disagio sociale forte, insomma. E quindi noi, quando abbiamo conosciuto questa realtà qui, abbiamo deciso appunto di destinare a loro quelli che erano i proventi della nostra manifestazione. E invece qual è stata la vostra sensazione quando qui avete poi capito che effettivamente questi soldi che andavate a raccogliere era per un obiettivo molto importante? Poi li avete incontrati questi ragazzi, comunque vada un pochettino nell'ambiente ci sei stati. Qual è la tua sensazione che ti porti in fondo, che ti porti tutti i giorni quando ti accorgi e vivi quella realtà? Orgoglio e tanta tanta felicità, perché sapere comunque che con una manifestazione come la nostra, una manifestazione unica nel suo genere, riusciamo a far felici anche delle persone che comunque sono meno fortunate di noi, è
È un orgoglio, è una cosa che poche cose al mondo riescono a darti comunque. E invece la sensazione che hai provato quando effettivamente poi doni questo, cioè voi una volta raccolti li consegnate alle persone che si occupano di questo, nelle loro facce, perché in realtà rappresentano un po' tutti i ragazzi che ci sono dietro, però la sensazione che vedi nei loro occhi, che si rappresentano nei tuoi occhi, qual è poi a quel punto la tua sensazione quando la vedi nelle gioie dei loro occhi? Sì, è proprio una sensazione di felicità, cioè è proprio una sensazione che non si riesce a spiegare, ma è proprio bello vedere che ogni anno, quando noi riportiamo appunto quello che siamo riusciti a raccogliere durante la manifestazione, che siano pochi o che siano tanti, loro sono sempre contenti perché sanno che comunque noi ci abbiamo messo l'impegno, ci abbiamo messo il cuore per fare quello che facciamo. E veramente anche vedere che anche negli anni più difficili, perché comunque in un ambiente di montagna come Capian di Castaldi, dove è un ambiente bello ma fragile allo stesso tempo, nel senso che noi non abbiamo il classico tendone da sagra, la classica struttura coperta che se piove in qualche maniera ti salvi. Noi purtroppo è tutto all'aperto e quindi se piove, se comunque il tempo non è proprio favorevole in quei giorni lì, gli introiti negli anni non sono gli stessi se il tempo non aiuta. Però loro ogni anno, pochi o tanti, proprio ti rendono felice perché ti danno proprio la soddisfazione di dare, di aiutarli a creare qualcosa di grande. Quello è il bello, perché sai che comunque stai prendendo parte a una cosa bellissima, perché io penso che la felicità e il fatto comunque di far star bene dei bambini, penso sia una delle cose più belle del mondo. E invece per chi i fan che vorrebbero venire ma non riescono a venire, riuscire a contribuire anche a questa raccolta, oltre soltanto sul posto, oppure avete la possibilità di dare chi, in questo caso ad esempio, ascolta questa intervista, vorrebbe partecipare? Allora, sì, c'è la possibilità di fare una donazione liberale al Comitato Pollicino, andando sul sito comitatopollicino.org, nella sezione contatti, in basso ci sono gli IBAN o il PayPal oppure tutte le coordinate per fare una donazione. Altrimenti è possibile fare, diciamo, una donazione più corposa, tra virgolette, che è l'adozione a distanza di uno di questi bambini, che ogni mese si dà un contributo al Comitato Pollicino e si prende in adozione uno di quei bambini lì. Cioè tra virgolette, gli si paga le spese della scuola, gli si paga le spese delle penne, dei vestiti, anche della pulizia, delle cose più elementari, che per noi sono cose normali, tra virgolette, a Pietrosani queste cose sono, non dico eccezionali, però non sono scontate, diciamo, ecco. E c'è appunto questa possibilità che è l'adozione a distanza, oppure c'è il tesseramento che facendo la tessera del Comitato Pollicino ogni anno, appunto, si prende parte a quella che è la realtà del Comitato Pollicino e si diventa appunto soci a tutti gli effetti dell'associazione. C'è qualcosa che ricordi delle vecchie edizioni che in realtà è un secondo, guarda, ci abbiamo in collegamento, si sta per unire insieme a noi un altro ospite che è leggermente in ritardo, ma accendiamo che si collega. Questa puntata è in divenire, quindi abbiamo un ospite, eccolo, si è collegato. Aspettiamo che attivi l'audio, perché non attivato l'audio
Eccomi qua. E a questo punto io, Nando, volevo chiedere, benvenuto. Stiamo già traparlando, raccontando il Metal Knight. E a questo punto, delle vecchie edizioni, ci sono eventi particolari, ricordi delle varie edizioni? Perché parliamo di quest'anno è l'11ª edizione. Ma beh, c'è anche Giacomo collegato o Sì, no? sono qui, Ponro. Sì. Allora lascerei a Giacomo raccontarti, visto che lui è il mastermind del Metal Knight di Pian di Castaldi, lascerei a lui raccontarti qualche aneddoto sulle passate edizioni. Allora, aneddoti ce ne sono stati tanti. Ricordo un aneddoto molto molto divertente che però non è successo nella Metal Knight, ma comunque durante il festival a Pian di Castaldi. Era, mi sembra, il 2018. Nel 2018 avevamo fatto una collaborazione con una startup, ecco, una startup inglese che era italo-inglese, che praticamente ci forniva qualche artista che appunto veniva dall'Inghilterra. Quell'anno lì è venuto un gruppo di due persone che si chiamavano i The Treat, che facevano una musica molto anni 70, molto, diciamo, energica e divertente. E quando, fatalità, dovevano suonare loro, era anche il giorno che dovevano tornare a casa, perché purtroppo noi nelle nostre giornate cerchiamo sempre di incastrare tutti i gruppi, solo che uno deve andare a casa in un giorno o in un altro. Loro quel giorno lì dovevano tornare a casa. Purtroppo ci sono stati dei ritardi quel giorno lì e loro avevano paura di perdere il treno per tornare in aeroporto per poi prendere l'aereo e andare a casa. E avevano chiamato un taxi dalla stazione di Belluno che venisse su a Pian di Castaldi a prenderli. Il problema è che quando hanno chiamato il taxi è arrivato. In quel momento lì dovevano suonare, loro cosa hanno fatto? Hanno detto al taxista: stai qui, aspetta, che noi dobbiamo suonare. Il taxista è rimasto lì un buon tre quarti d'ora a aspettarli, perché loro dovevano necessariamente suonare, perché volevano suonare a Pian di Castaldi prima di andare a casa. E il taxista è stato lì tranquillo, li ha aspettati e dopo non oso immaginare il tassametro a fine corsa, però è stato un aneddoto che sicuramente tutti si ricordano di quelli che erano i nostri collaboratori quel giorno lì. E poi vorrei dire anche che la prima edizione della Metal Knight è stata battezzata niente po' di meno dal nostro ospite che è entrato in questo momento nella nostra conversazione. sì, è stato. Beh, io sono il bassista di Delirium Extremes, band di Belluno. Insomma, è stato un piacere essere, insomma, il headliner della prima edizione della Metal Knight di Pian di Castaldi, anche perché il festival, appunto, è un festival che nasce con lo scopo di raccogliere fondi per la beneficenza e quindi noi siamo sempre onorati di partecipare a questo tipo di iniziative, e soprattutto perché poi Belluno è anche comunque purtroppo una terra avara di eventi, soprattutto eventi legati al metal e alla musica estrema, quindi insomma è assolutamente un evento da supportare e del quale essere onorati di essere stati, insomma, gli apripista per tante altre band che sono venute dopo. E invece, qual è stata l'emozione salire sul palco da conduttore, cioè comunque da presentatore dell'evento per apripista, e soprattutto prima emozione salire sul palco come apripista per il festival a livello suonato? Le due sensazioni, le due emozioni che sono in contrapposizione, perché uno deve solo parlare, l'altro deve non solo parlare, ma anche suonare. Ma guarda, per quanto mi riguarda da musicista, è comunque sempre un'emozione salire su un palco nuovo. Lo è,
lo è sempre stato, dal piccolo locale fino anche insomma, al festival più grande a cui abbiamo partecipato, magari supportando anche band di valore internazionale. E ogni evento ha un proprio, come dire, ha sempre un gusto particolare, un gusto diverso e regala comunque sempre appunto l'emozione, ci si porta sempre a casa qualcosa quando si suona, sia in Italia che all'estero. E saper di essere gli apripista, gli headliner dell'edizione apripista di questo festival sicuramente ci ha reso orgogliosi. Inoltre per noi suonare davanti alle nostre montagne, che sono insomma parte del concept della nostra band, è stato ancora più emozionante non ti so dire un'emozione in particolare, però è tutto un milkshake di emozioni che si provano e che portate sul palco, ti caricano, ti spingono a dare comunque sempre il 110%. E invece presentare o comunque essere sul palco per aprire il concerto, comunque questo festival. Qual è il Metal Night? Qual è la tua sensazione? Se sali sul palco poi, o non hai il coraggio anche di salire sul palco per aprire comunque l'evento? Sì, allora diciamo che la Metal Night quell'anno lì è stata proprio un esperimento. È stato un esperimento anche perché quelli che hanno organizzato fino a qualche anno fa con me il festival, all'epoca erano un po' scettici, tra virgolette, di portare il metal a Pian dei Castaldi. È una musica oggettivamente particolare, una musica che non piace a tutti, magari quelli di una certa età preferiscono magari il rock classico, oppure comunque magari una musica più acustica, o magari una musica più ballabile. Il metal è sempre un genere che non piace a tutti, giustamente, come tanti altri generi. E quindi portare una novità così al festival, quando fino agli anni prima comunque musica di quel genere lì non era mai arrivata, vedere poi il risultato che ha dato quella sera lì, perché poi comunque è stata una sera molto molto partecipata, anche perché comunque il pubblico bellunese, anche grazie ai Delirium, è sempre stato molto folto, perché i Delirium comunque hanno portato, si può dire, il metal bellunese un po' dappertutto, e i bellunesi ascoltano, tanti tanti giovani bellunesi ascoltano volentieri il metal perché appunto conoscono i Delirium, e da lì poi hanno iniziato anche ad apprezzare il genere. Quell'anno lì è stata proprio una bella soddisfazione, anche perché eravamo in due all'epoca che puntavamo i piedi su fare questa serata metal, e vedere il bel risultato che poi è uscito e che esce anche tutti gli anni da questa serata, porta proprio una bella soddisfazione a cui ripensiamo anche sempre volentieri, insomma. E invece qual è il criterio della scelta delle band? Oppure si propongono le band? Oppure fate comunque un piccolo cernita per ottenere comunque una scaletta che abbia un senso un po' più logico? Oppure così aspettate le proposte delle band esattamente? Allora, sì, diciamo, il criterio a me piacerebbe sempre dare appunto risalto a un po' alle realtà ovviamente bellunesi, perché giustamente essendo anche un festival bellunese, cerco sempre di dare uno spazio anche alle realtà, diciamo, locali. Poi giustamente abbiamo bisogno anche, diciamo, di band un po' più grossette, un po' più affermate anche nel panorama, perché giustamente hanno un richiamo maggiore rispetto magari a realtà più piccole.
Sì, prendiamo in considerazione quelle che sono le proposte, poi Pondro, che ha una cultura, una conoscenza vastissima nel campo, ci aiuta tantissimo da un paio d'anni alla serata metal, e quindi veramente stiamo portando avanti risultati veramente sempre, sempre migliori, e contiamo di migliorarci sempre, di portare sempre band sempre migliori e sempre più diversificate, insomma. Poi Ecco, sì. Pondro, correggimi se sbaglio, No, assolutamente. È giusto, come dice Giacomo, in un evento del genere, dare risalto alle band locali, soprattutto perché le possibilità, come dicevo prima, per l'uno sono sempre molto limitate. La scelta di aprirsi, diciamo, anche a realtà di altre zone è comunque anche a una scelta tra virgolette commerciale, lasciami un po' passare il termine, nel senso è un modo per ampliare il pubblico, quindi per far conoscere il festival al di fuori di quella che è la semplice realtà bellunese e farlo crescere di anno in anno. Fondamentalmente questo è l'idea che abbiamo. Da un paio di anni appunto collaboro con Giacomo, da questo punto di vista lo facevo già in un altro festival bellunese che purtroppo al momento è in stand-by e sfrutto anche quelle che sono, insomma, le conoscenze che mi porto dietro da tutti i concerti che ho avuto modo di suonare e dalle amicizie che mi sono creato, e quindi cerco di veicolarle per far crescere appunto il festival. Poi ben vengano le autocandidature delle band, purtroppo non si può sempre far suonare tutti perché appunto la scelta si limita a 4-5 band. E diciamo che il criterio di scelta siamo io e Giacomo, fondamentalmente. Noi abbiamo parlato finora del Metal Night, ma poi undicesima edizione, ripetiamo, undicesima edizione consecutive, perché a volte ci sono pause, in questo caso 11 anni consecutivi del Metal Night, ma ancora non abbiamo parlato delle band presenti nell'undicesima edizione. Quali Beh, band allora, sono? Sì. sì. Allora, appunto, in questa undicesima edizione ci saranno in apertura tre band locali. La prima band sono i Bills, una band di Feltre, sempre qui in provincia di Belluno, che suona un heavy thrash metal, una band che è rimasta ferma per qualche tempo, ha ripreso l'attività proprio nell'ultimo periodo, ha all'attivo un EP autoprodotto, e stanno ricominciando appunto a mettere fuori il naso e insomma propongono un genere appunto heavy thrash suonato veramente con grande, grande perizia tecnica. Dopo di loro ci saranno le Ceneri, che è una band death metal sempre di Belluno, band che si prepara a lanciare il proprio disco di debutto, che si chiamerà Nessun Dogma. Una band, direi, che sazierà i palati degli amanti del metal più estremo. Dopo di loro ci sono gli Escape from Nowhere, che sono una band che suona hardcore new metal, abbastanza particolare, influenzato sia dalla vecchia scuola, ma anche dal new metal più moderno, soprattutto a livello di suoni. Infine arriviamo a quelle che sono le due band non di Belluno. Abbiamo i Coldliner, saranno i Merciless Attack, band che ha appena pubblicato il proprio disco per Punishment 18 Records. Band che suona un fottuto thrash metal, come si deve fare, come va suonato il thrash metal, imparando dalle lezioni dei maestri, però con una vena molto personale. E il live della serata saranno i Valok, uno dei gruppi di punta della scena folk metal, non direi solo del Veneto, ma probabilmente italiano, una band comunque che ha suonato ai grossi festival come Metal Tour Emergency, Metal Day,
band, quindi che ha una grossa esperienza, guidata dalla voce di Sara, e che unisce appunto symphonic metal, folk, ma anche qualche sprazzo di death metal. Una band che ha all'attivo 3 album e che sicuramente farà la gioia degli appassionati di folk metal, ma in generale di chi ama ascoltare il metal suonato come si deve e con grande qualità. Quindi appunto i Vallorc veneziani, anche loro come i Mercy. Questo festival, come normale, negli anni è evoluto, è cresciuto. E a questo punto, quali sono gli obiettivi futuri che si pone questo, appunto, questa manifestazione? Farsi conoscere sempre di più, soprattutto, e farsi apprezzare anche, perché diciamo che un vanto che possiamo avere e dire di avere noi è che abbiamo tantissima gente che arriva veramente da tutto il Veneto fino a Pian di Castaldi, che non è poco, perché non è una località, diciamo, raggiungibile facilmente, però vengono sempre, tornano, sanno che a Ferragosto ci siamo, vengono su volentieri, vengono a salutarci, ormai siamo quasi una grande famiglia e siamo orgogliosi di essere così. Anche le band ogni anno ci chiedono sempre di tornare, che giustamente noi cerchiamo sempre di cambiare quelle che sono le nostre realtà che portiamo ogni anno. Però sapere che la gente viene su, si trova bene, è contenta e si diverte, è una delle cose, delle soddisfazioni più grandi comunque per chi organizza, per chi fa eventi e per chi comunque ci mette tutto se stesso, perché comunque l'impegno inizia quando finisce l'edizione prima e finisce con la fine dell'edizione appunto dell'anno. Cioè, l'impegno c'è sempre, non si chiude mai. Poi, se posso aggiungere, una cosa che mi piace molto della filosofia di questo festival è quella di fare, oltre al fatto appunto, proprio appunto perché è un festival che ha un occhio alla beneficenza, è quello di fare le cose di non voler mai fare il passo più lungo della gamba, perché è facile portare una band, magari che abbia sì richiamo, che però ha anche un cachet, delle richieste particolari, e poi l'anno dopo magari trovarsi a non poter fare il festival perché bisogna appianare i debiti dell'anno precedente. E questa, secondo me, è la giusta filosofia per crescere di anno in anno, però avendo sempre appunto fisso quello che è l'obiettivo e non appunto fare mai il passo più lungo della gamba. Questo secondo me è il segreto per mantenere un festival in vita e per farlo crescere appunto un po' alla volta, come è giusto che sia, soprattutto quando non si hanno a disposizione budget illimitati o comunque di un certo tipo. Insomma, voglio dire, il festival si sorregge sulle proprie forze, fine. Questa è una filosofia che mi piace molto. Se invece la domanda più banale, avessimo dimenticato qualcosa di questa manifestazione, oltre a non dimenticare che è beneficenza, che è importante aiutare, cosa abbiamo dimenticato? Ma l'unica cosa che possiamo dire è che aspettiamo sia gli appassionati del metal che anche gli appassionati, tra virgolette, di far festa in maniera, tra virgolette, tradizionale, passami il termine, perché noi siamo lì dal giorno di Ferragosto fino al 18 di agosto, con delle realtà musicali delle più varie, perché passiamo dal rock acustico alla musica elettronica in dialetto veneziano, al pop rock, alla musica techno, alla musica elettronica. Cioè, veramente abbiamo un tabellone vastissimo dei generi più disparati.
Se qualche gruppo volesse proporsi per i prossimi anni, noi siamo aperti a tutte le proposte. L'unica, diciamo, postilla che possiamo mettere, che mettiamo, che ci teniamo, è che facciano musica originale. Noi non pretendiamo che facciano un concerto intero di musica originale perché diciamo che comporre musica non è semplice. Però magari anche solo portare due, tre brani suoi creati, sudati e pensati e magari altri cinque cover, per noi è già abbastanza e sarebbe già una bella soddisfazione portarli sul palco del Castaldi Festival. E inoltre mi viene da dire anche un'altra cosa. Il festival, tra l'altro, poi sarà comunque attiva una cucina sempre ben fornita, dei chioschi che delizieranno i palati di chiunque. E inoltre direi che Piano di Castaldi si trova in una location perfetta per il periodo di Ferragosto, perché lassù come clima si sta sempre bene e quindi chi ha voglia di prendere un po' di fresco anche durante la calura estiva è il posto ideale per rinfrescarsi un po', insomma, a fronte di quelle che sono le temperature che si stanno proponendo in questo periodo e che sicuramente anche ad agosto saranno terribili come adesso, almeno per me. A questo punto, la cosa che ci manca più fondamentale, la cosa più semplice poi in tutto, è i saluti finali. Allora, gli indirizzi dove poter raggiungere di nuovo e partecipare eventualmente anche con i contributi per la raccolta fondi, ma dove poter raggiungere il festival e i saluti finali. Ecco sì. Vai. Allora, se volete conoscerci, se volete seguirci su Facebook siamo Piani Castaldi Music Festival, su Instagram siamo Castaldi Festival e se volete fare una donazione, contribuire alla crescita di quella che è Carta Pollicino e la realtà che è il Comitato Pollicino. Basta andare sul sito www.comitatopollicino.org oppure su Instagram o Facebook Comitato Pollicino. Ci manca l'altro saluto, visto che è ospite. Io intanto saluto tutti, vi ringrazio per il supporto e vi invito a non mancare al Festival di Piani di Castaldi dal 15 al 18 di agosto, in particolare alla Meta Night di Piani Castaldi, 16 di agosto. Piani Castaldi che si trova in comune di Sedico, comune della provincia di Belluno, facilmente raggiungibile dall'uscita dell'autostrada A27. Quindi segnatevi località Piani Castaldi, comune di Sedico, puntate i navigatori e non mancate assolutamente, in particolare 16 di agosto alla Meta Night Piani Castaldi Festival. Ottimo, grazie mille Pietro e grazie mille a tutti gli ascoltatori. E ci Grazie vediamo Pietro. a Castaldi allora. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. No Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Castaldi Metal Knight. Garantito. Gabbedò! Castaldi Metal Night, un evento da non perdere, garantito.